Ci racconti un po' cosa succede stasera? Sì, siamo qui stasera da Otravez per raccontare l'esperienza di un amico, prima di tutto, del sacerdote Tommaso Scicchitano, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo di Donnici, che quest'estate, la seconda metà di agosto, ha intrapreso un viaggio di quasi 5.000 km per le strade dell'est europeo. Da qui ha portato la sua singolare testimonianza di genti, luoghi e tradizioni. Ci ha fatto scoprire quelle periferie, luoghi dell'esistenza, luoghi dell'anima, luoghi dove anche dimora la creatività più grande, perché sono tutti discorsi legati ad una cultura che non soggiace né ai meccanismi del potere né della massificazione, della serializzazione della cultura come avviene al centro. L'altra volta con Alfredo Sprovieri e Claudio Dione Salvi abbiamo parlato dell'importanza di fare guerriglia semiologica, di mettere una sedia vuota davanti a ogni televisore. Oggi aggiungo che mentre tutto in città va verso la deriva della cultura, verso il disfacimento progressivo dei beni artistici, storici ed architettonici, o verso un loro oscuramento o sfaldamento, le periferie dell'informazione, ma anche le periferie dell'esistenza, scoprono nuovi linguaggi. E a questi linguaggi nuovi, ereditati e appresi per mezzo di studi e per effetto di studi di anni, veicolano, affidano la storia dei senza storia. Misere esistenze come quelle raccontate da Don Tommaso in questo viaggio. Grazie, ciao Matteo. Allora, Don Tommaso stasera ci farà vedere il suo viaggio di quest'estate in posti, dicono e sappiamo, meravigliosi. Una domanda però viene spontanea: ma per caso vogliamo riscrivere un libro tipo Il cattolicesimo e l'arte della manutenzione della motocicletta? No, assolutamente no. A me piace la moto per la libertà che mi dà nei movimenti. Sono arrivato qui in 10 minuti da Donnici, a quest'ora è un po' difficile per chiunque, con una moto te lo puoi pure permettere. La moto ti puoi permettere anche viaggi anche a basso costo, perché la benzina naturalmente costa decisamente meno, e poi c'è uno spirito diverso tra motociclisti, c'è uno spirito di solidarietà tra motociclisti in tutta Europa, che forse qui non lo riscontriamo molto, ma è molto molto simpatico, fa parte anche questo del viaggio. E mi piace viaggiare, quindi scoprire posti che non ho mai visto, e la moto è un gran bello strumento, tutto qui. Ok. E allora, perdonami se continuo a citare il libro di Pirsig, ma il divino si può incontrare anche negli ingranaggi di una motocicletta? Io credo che il divino si possa incontrare dovunque, certamente a me viaggiare è un po' un simbolo della vita, insomma, quindi ho avuto l'opportunità camminando per diverse strade di diverso tipo, incontrando persone diverse, anche di aprirmi a Dio nel senso veramente spirituale del termine, perché questi incontri aprono veramente il cuore, quindi ti rimangono dentro come veramente un segno del passaggio di Dio. Viaggiando ho incontrato Dio, certo. Ok, grazie per essere stato al gioco e ci vediamo dentro. A dopo. A presto. Siamo di nuovo qua alla bottega di Otravez, insomma è una bottega del commercio consolidato. Massimino mi ha sollecitato a spiegare un po' cos'è il commercio consolidato, qualora qualcuno non lo sapesse, ma insomma penso che molti voi sanno cos'è. Comunque lo ridico di nuovo: è una bottega, un negozio in cui si vendono prodotti che arrivano dalle cooperative, soprattutto dei paesi dei continenti asiatici, del Sud America e dell'Africa,
è un modo per sostenere un'economia diversa, non quella di mercato, ed è soprattutto anche un luogo di incontro. Un luogo di incontro che noi stiamo cercando di sostenere, stiamo cercando di portare avanti, insomma, nonostante lo spazio non sia grandissimo, però insomma ci sforziamo di farlo sembrare sempre più accogliente. E siamo al secondo appunto di viaggio, questo di questa sera, insomma, è un incontro a cui tengo particolarmente, perché a tenere questa, diciamo, questo racconto di viaggio in Don Tommaso, ci tengo a sottolineare che nonostante sia un mio grandissimo amico e lo conosco anche da prima che si facesse prete, però l'ho sempre chiamato Don Tommaso, non è un fatto di rispetto, ma mi chiamo così, non riesco a chiamarlo Tommaso. Quando ha cambiato su Facebook Tommaso Cicchità sono un po' rimasto, insomma, cioè avrei preferito che avesse continuato, però c'è quello, cioè tieni normalmente, è un mezzo che vai a casa e fa questo. Fra altre cose, mi fa piacere che lui racconta il viaggio, un suo racconto di viaggio, perché ho avuto la fortuna di viaggiare con lui, insomma siamo stati in Provenza, siamo stati in Grecia, e ricordo molto, con molto piacere, che la mattina del nostro sbarco in questo viaggio, in cui ho guidato soltanto io perché lui era un po' invalido all'epoca, è stato poi, diciamo, il momento in cui ha cominciato a prendere la moto e mi ha abbandonato, diciamo, non mi ha più portato dietro, non guidando io la moto. Io ho fatto 2200 km con una K, Don Tommaso se lo ricorda sicuramente, sì. abbiamo fatto un attraversamento della Grecia da nord a sud, che è stato bellissimo. E lui la mattina, quando arrivavamo ai Cominizza, abbiamo visto queste macchine che andavano a prendere verso nord, noi invece scendevamo verso sud, e lui disse: caspita, prima o poi devo fare quel tragitto che va verso la Bulgaria e sale. E questa estate l'ha fatto, insomma, io non pensavo che avesse attraversato 7 paesi, mi ero fermato alla Bulgaria, poi Matteo mi ha fatto vedere che in realtà si è fatto proprio tutto un giro. Quindi insomma è molto bella questa cosa. E lascio subito la parola, c'è Matteo con lui, ripeto di nuovo che abbiamo tenuto ad affiancare a questi nostri compagni di viaggio altri compagni di viaggio. L'altra volta c'è stato Alfredo Spavieri, questa sera Matteo, che è un altro amico della bottega, fra l'altro, se ci faceva notare che è stato uno dei primi libri che abbiamo presentato in bottega il 10 luglio del 2013. E ci piace questo fatto, cioè il fatto che oggi si è celebrato finalmente, dopo anni, insomma, è iniziato un processo, no? Di Don Tommaso, insomma, sta seguendo con gli altri le vicissitudini, no? Di un giornalista che, insomma, si è ucciso, no? Ha perso la vita, perché insomma, è storia questo ormai, insomma, la situazione di lavoro non era eccezionale. E loro, secondo me, rappresentano, Matteo, Alfredo, gli altri che ci saranno qui, rappresentano il meglio del giornalismo, ma come ho detto prima, hanno una casa che è questa qui, quella che gli offriamo noi, ma se fosse un paese normale, no, avrebbero sicuramente una gratificazione maggiore, cioè farebbero il loro mestiere senza nessun problema. E quindi niente, io passo la parola a quelli che ormai reputo Padre Ugo Bassi e Giovanni Litani, insomma, se non sapete la storia, insomma, leggetela, la storia del Risorgimento. Spero che però non facciano la stessa fine. No, no, te lo dico, spero che non facciano la stessa fine, insomma. Anche perché sarebbe brutto poi arrivare fino a Bologna per assistere, insomma. Ok, vi lascio la parola. Allora, grazie Andrea e buonasera a tutti voi. Io desidero a monte ringraziare Travez per lo sforzo, per la diffusione di una cultura non certo centrica, e desidero ringraziare soprattutto per questo, invece di definire benefico, cartello di sigle che è andato a costituirsi. Si tratta di esperienze diverse, esperienze di giornalismo partecipato, di mediattivismo, che ci consentono di scoprire su tutti la bellezza dei margini. Mi viene in mente una canzone di Yo-Yo Mundi, A Beauté de Marge, ma ancora la bellezza delle nostre periferie. Da una di queste periferie, Donnici, viene il nostro amico Tommaso Scicchitano. Lui ama definirsi un prete di campagna. Un prete che difende, insieme a un altro un manipolo di pochi volontari, attivisti, un territorio da salvaguardare, un territorio da tutelare. Contro chi? Contro chi intende fare di quest'ennesima
periferia, lo sfogatoio purulento di una città che fatica a masticare, a digerire e a mettere in pratica modelli di sviluppo fondati sul rispetto delle leggi e soprattutto sul rispetto della natura. Tommaso Scicchitano, oltre a questo, è anche un indomito centauro, se vuoi definirlo così. Più volte nel suo viaggio ci parla della sua moto, chiamandola addirittura poderosa e scomodando qualche illustre. Tommaso è un instancabile, come dicevo prima, attivista, attivo anche nel coordinamento direttivo di Libera Cosenza, ma soprattutto un amico. E questo amico, nella seconda metà di agosto, quest'estate, ha messo per un attimo da parte i suoi impegni, la frenetica vita di prete di campagna, con una mole di battesimi, matrimoni, funerali, rimbrotti e cazziatori dei suoi superiori anche su carta, e ha deciso di partire per un viaggio di circa 5.000 km in sella alla sua moto e attraversando sette paesi, sei oltre l'Italia. Quindi ha fatto Albania, Macedonia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovenia. Questi sono i luoghi attraversati da Tommaso. Un viaggio, i rappresentanti del Grand Tour, quel fenomeno di viaggiatori alla metà del Settecento, lo definirebbero un viaggio au bout de l'Europe, cioè dopo l'Europa, ai margini della Europa. Tu, il tuo è un itinerario prevalentemente religioso, puntellato di monasteri, ma tra un monastero e l'altro tu riesci a farci apprezzare incantevoli paesaggi. Ci fai apprezzare l'incontro con gente semplice, che ti indica non la migliore, ma comunque una strada. E tutto ciò lo veicoli attraverso due canali, un blog, il tuo blog, quindi un diario di viaggio diviso in sette puntate, dalla quale stasera estrapoliamo alcuni frammenti che poi ti invito a commentare, e poi tutte quelle piccole cose, mi piace definirle, le curiosità, tutto il pruriginoso affidato invece ai social network, Facebook e Twitter. Prima di procedere a questo viaggio in sette tappe, ti vorrei chiedere una cosa proprio a monte del viaggio. Tu, ho letto che tu da qualche parte hai scritto che il prossimo tuo viaggio nasce da suggestioni apprese o incamerate da viaggi precedenti, da esperienze dei viaggi precedenti. Ecco, vorrei sapere cosa ha informato questo tuo viaggio in giro per l'Europa dell'Est e soprattutto cosa un prete di campagna, centauro attivista, mette nel proprio zaino prima di partire. Allora, il viaggio in Grecia è stato con Andrea, forse è stato anche abbastanza illuminante, cominciare a guardare verso est. In effetti viaggiare verso est mi dà sempre quella bella impressione di viaggiare verso l'alba, viaggiare verso il sole, quindi mi dà sempre questa bella impressione. Infatti con questa foto io, siccome Matteo mi aveva chiesto cosa ha messo nello zaino, no, non l'avevo già tolta, c'è l'immaginetta di San Michele che spero di riuscire a prendere, perché San Michele, a parte che Donnici, San Michele, ovviamente penso lo vedete tutti, ma tra le esperienze passate di viaggiatori, io ho un amico lituano, sacerdote, che fece un tour per i paesi dell'Unione Sovietica in bicicletta, per un bel viaggio. E a tutti quelli che gli domandavano preoccupati, ma dove vai? Rispondeva, un demonio non mi prenderà. Ed è stato proprio nella campagna della Russia che lui ha incontrato, ha cominciato a incontrare dei cristiani fondamentalmente, perché ancora... rispetto alla città dove abitava non ne incontrava fondamentalmente. E lì si imbatté proprio in un'immaginetta di San Michele. Io non posso viaggiare senza
una mappa, io uso quella del Turing, io dicevo, ma com'è possibile quello che dici? Ci saranno delle strade, no? Quindi stavolta l'informazione cartacea ha vinto rispetto all'informazione presa da YouTube, insomma, no? Poi non lo so, un po' di medicine che non ho usato, questa era per fortuna, e poi niente, documenti se servono, naturalmente prendere appunti, un'agendina dopo cartacea, perché se no formato elettronico potrebbe essere poco utile, soprattutto se non hai sempre a disposizione dove attaccare la corrente, anche se sulla mia moto c'è l'accendisigari. La scelta dell'itinerario, sì, allora mi sono lasciato guidare all'inizio dai monasteri che volevo visitare, e particolarmente questo di Rila nel cuore della Bulgaria. E sono monasteri importanti perché hanno segnato anche la storia del territorio. Insomma, questo monastero di Rila, se voi lo vedete, è una fortezza che circonda una chiesa adesso del 1800, perché poi è stata ricostruita, ha avuto una serie di vicende particolari, ma sono un po' dei baluardi anche fisici del territorio. E Rila è lì, è immerso in un parco meraviglioso, quindi era bello anche dal punto di vista naturalistico, anche solo per quello si poteva viaggiare. Il tuo viaggio impone subito delle scelte, già in Italia, no? Tu dici quale porta per l'Oriente scegliere, e ci sono diversi modi per passare ai limiti dell'Europa o comunque in Oriente. Si può prendere comodamente un aereo, in poche ore ci si trova catapultati in una di quelle realtà orientali, oppure si può fare il giro che tu hai scelto invece per il ritorno dalla Slovenia. Ma tu, amante della storia religiosa, della agiografia invece della geografia, hai scelto un luogo significativo, hai scelto di imbarcarti da Bari, sì, al pari di quei mercanti medievali che nel 1087 si recarono in Asia Minore per portare le spoglie mortali del Santo Nicola, alcuni dicevano trafugarle, altri semplicemente trasportarli. E il tuo viaggio comincia così: partire per l'Oriente è possibile per molte strade, ma scegliere il porto che ti permette di abbracciare il santo che viene da Miras la preferisco. Traslato o trafugato, Babbo Natale o San Nicola, una figurina o un uomo di fede, pare guardare con disinteresse nel tentativo di suggerire spazi, relazioni, chiese e comunità che sappiano accogliere tutti e tutto con amore. Lo suggerisce anche questa chiesa, riuscendo ad accordare stili e riti diversi. Ecco, io in questa frase, una figurina o un uomo di fede, ci leggo una certa polemica iconoclasta. E siccome sono giornalista cosentino, cerco di spostare il discorso sul locale. Quindi dalla figurina, dall'immagine di San Nicola, a queste statue che lacrimano. Quindi per quanto riguarda la lacrimazione delle statue, tu hai avuto modo di dire: a lacrimare non è il santo, ma la sua statua, la sua immagine. Ecco, come viene vissuto in certe fasce della città il rapporto mediato tra uomo e divinità, con il terzo incomodo che è il feticcio? Io ho l'impressione che ogni tanto le statue lacrimano, si inchinano, ballano, si girano, anche per dare dei segnali. E quindi il problema è capire chi è che le muove, che le fa lacrimare. Non è che io ho difficoltà a credere che sia tutto di origine divina, non posso nemmeno negarle, non ho il diritto di dire che Dio non possa far lacrimare una statua, non me lo permetto proprio. Però se leggo il fenomeno,
io ho l'impressione che certi modi di vivere la religiosità, di usare e abusare delle statue, è in realtà un modo che ne fa veramente un feticcio, cioè diventa uno strumento di potere, uno strumento per mostrare anche una posizione all'interno di un territorio. E San Nicola invece, San Nicola effettivamente è stato trafugato, infatti è così, Mira è stata spogliata di questo santo, perché non è San Nicola di Bari, ma sarebbe San Nicola di Mira, dobbiamo essere precisi, attenti alle sue provenienze. Però nel frattempo Bari è diventato veramente un ponte tra Oriente e Occidente. Oggi in quella chiesa ci celebrano sia gli ortodossi che i cattolici, non solo riti diversi, quindi è diventato un punto di incontro San Nicola. Ecco che il vero miracolo che possono fare i santi, che fanno i santi, no? Quando ci sono sulla terra, è quello di aprire gli spazi all'incontro tra gli uomini, non alle divisioni. Ecco. Sei arrivato in Albania finalmente. Era in Macedonia. L'hai scritto in Macedonia, però sì. Ti riferisci all'Albania. Il popolo albanese supera gli stereotipi che noi italiani gli abbiamo affibbiato. L'impressione è spesso di avere a che fare con persone laboriose e miti. L'Albania fatica a recuperare il percorso che la porta alla modernità, ma non sta sbagliando strada. Sembrerebbe il posto per seminare speranze. Invece Marina ha sposato Loran e lo seguirà in Toscana, dove ha un'impresa edilizia e sta contribuendo a costruire il nostro paese. Mi ha impressionato molto quella storia di quel ragazzo che mi sono fermato lì per vedere il lago e ho trovato questa sposa, con lo sposo mi sono messo a chiacchierare con loro, per questo ho recuperato un po' la storia. Poi potevo parlare anche in italiano, parlava bene in italiano. Era un posto dal punto di vista naturalistico bellissimo, c'è quell'altra foto, vedete, l'hanno fotografato a Preda alle 4 del mattino. Sì, qua dici l'alba di quel lago mi accompagnerà per un bel po'. Sì. Mi impressionava sto fatto che io andavo lì a gustare la bellezza di quel posto e c'era qualcuno che stava partendo, se ne stava andando, cioè, però ci sono questi, i giovani che hanno, c'è anche questa polemica che sentivo, no? Che i giovani che hanno voglia veramente di fare qualcosa se ne vanno, è così. D'altronde tanti nostri magari compagni di viaggio, di vita, se ne vanno dalla Calabria perché hanno voglia di veramente di dare una chance in più per il proprio lavoro. Pregiudizi, io sì, forse qualcuno mi accompagna, di solito è riferito agli italiani, quindi quando vedevo gruppi di italiani avevo sempre paura di fare qualche brutta figura perché in compagnia. Ma a parte questo, io ho incontrato gente non molto assimilata alla nostra. Nelle campagne della Bulgaria non ci sono persone diverse dalla campagna di Donne, cioè, parlano bulgaro, non parlano il danese, però... Sannaum, nella tua terza tappa hai avuto a che fare con un orso e con dell'acqua miracolosa. Sì. Io vado a leggere... Il monastero di Svetinaum ha come spazio preparatorio interno al monastero un viale di 500 metri, la spiaggia sul lago sulla destra e sulla sinistra prima i souvenir e poi i ristoranti tipici, ma poi entrare in quello spazio di preghiera è tutt'altra cosa e scoprire la vita del fondatore, la sorpresa del giorno, San Naum che difende l'orso dall'uso improprio che ne fa il contadino. Allora, la storia, così come è raccontata, viene San Naum trova questo orso sotto il giogo del carretto e quindi lo libera, lo difende, no? C'è questa bella icona, questa più antica, secondo me, ancora più bella, che si vede poco perché si frappone tra lui e il contadino, cioè si mette l'orso di dietro, lo difende, questa immagine è bellissima. Secondo me un San Francesco d'Assisi d'Oriente, anche questo. Il santo
santo è quello che riesce a mettere in comunione l'uomo con la natura. Se potessimo recuperare questa dimensione di rapporto con l'ambiente, con il territorio, anche questa è santità. Invece, a proposito dell'acqua sempre di San Naum, tu dici: l'acqua di San Naum pare offra il prodigio di estinguere la sete. Tale effetto dura in base a quanta acqua con fede riesci a bere. Aciucca San Francesco ha scritto. Che significa bere con fede? No, niente, era una battuta naturalmente, perché il miracolo lo fa l'acqua, non San Naum in questo caso, no? Mi è venuta in mente la cucchiarella, un po' la, no, che conoscete tutti, di San Francesco di Paolo, anche quello è un atto di devozione, quindi bisogna aver rispetto anche della devozione popolare, secondo me, però il miracolo è anche riportare le cose a quello che sono veramente. L'acqua, il miracolo dell'acqua che ti disseta, ti purifica, ti rinfresca durante il viaggio, cioè, il miracolo dell'acqua è questo. Sei adesso nella quarta tappa nel monastero di Rila, nelle montagne della Bulgaria più profonda, e qui dici, a proposito del monastero di Rila, il monastero è l'orgoglio del paese, sì, anche perché ha rappresentato la resistenza e la difesa del popolo bulgaro. Sì. Il monastero è costituito a custodia della chiesa della Natività della Vergine. Sì. La parte affrescata esterna parte con la rappresentazione del racconto del povero Lazzaro, a metterci in guardia dal pericolo delle ricchezze. In chiave mariana è rappresentato il libro dell'Apocalisse, che si conclude con riferimenti alla storia locale, un racconto vivo e attivo nella storia. Riguardo a questa tappa tu hai detto: anche solo questo luogo vale tutto il viaggio. Sì. Come mai? Vale perché al di là della bellezza, certamente la bellezza del monastero, perché dentro vi assicuro che da visitare, mi ha dato questo valore spirituale, mi ha recuperato questo valore spirituale del valore della storia che vivo come senso della salvezza. L'Apocalisse è un grande racconto di speranza per cristiani perseguitati. Loro hanno avuto la forza di applicarla alla loro storia, no? Il popolo bulgaro, le difficoltà che avevano avuto contro gli invasori, e quindi hanno riportato questa storia dell'Apocalisse anche in questa chiave, cioè la storia dell'Apocalisse, che paradossalmente inizia con un brano del Vangelo, finisce con i politici, i santi, i monaci che hanno fatto la storia di quel territorio, perché l'Apocalisse continua, cioè non è stata scritta solamente 2000 anni fa, ma continua a essere. Dalle montagne della Bulgaria, da Rila, tu passi per la capitale, Sofia, e poi ti immergi nuovamente nelle zone rurali. Diciamo sì, che siamo in una periferia di una periferia. Questa zona non è solo povera, ma a tratti sembra abbandonata. Le tecniche agricole più comuni sembrano vecchie almeno 70 anni. Le case di una trentina di villaggi differiscono poco l'una dall'altra. Arrivi in Transilvania, un sacerdote in Transilvania potrebbe sembrare l'inizio di una Zellep, no? di un horror. Ma tu la Transilvania la descrivi così, candidamente. Ogni tanto sembrava di trovarsi in Sila. Sì. Qui il pomeriggio mi becca sempre la pioggia, ma puntualmente dove non c'è copertura di nuvole. La strada spesso è in cemento, mi dicono che il regime le aveva volute così perché non si corresse. Avrò percorso almeno 400 chilometri così, ma i panorami mozzafiato mi impongono più della strada di rallentare. Poi mi butto sul tratto non ammodernato della Transalpina, un percorso di curve su un tracciato costruito dai romani, è meta del moto touring, ma non per questo tratto che scelgo. Tu una mattina, una notte, ti accampi nei pressi del castello di Bran, sì, che è il castello del... C'è molta leggenda. Sì, e qui altrettanto candidamente dichiari: il buongiorno della Transilvania è fresco e grigio, ma la poderosa e io siamo felici.
anche se mi sono svegliato con due strani segni sul collo, eppure non ho mangiato cioccolata. L'ultima tappa in Romania, anche l'ultima tappa di questo viaggio, è Cluj-Napoca. La raggiungo per salutare gli amici, ma questa città è un tesoro che mi si mostra tutto, in profondità. Sono le sue chiese, i suoi culti e religioni, lingue e tradizioni, che tra mille difficoltà mostrano che non solo la convivenza è possibile, mi mostra che l'amicizia è possibile. E alla salina di Turda, che resto col fiato sospeso, fu luogo di lavori forzati a vita. Oggi al suo interno ha una ruota panoramica, spazio giochi, area conferenze, un lago. Andare in profondità per ricordare che ci sono realtà povere e minime come il sale della nostra vita, di cui non possiamo fare a meno. Penso all'amicizia, la fiducia, la fede. Senza non sarei più io. Andare in fondo per ritrovarne le radici essenziali e alimentare. Godere del tesoro dell'amicizia per scoprirsi profondamente grati di tanto dono. Qui emerge il pretesco cimitero. In tutti i capoluoghi trovate una lupa e quindi c'è anche a Cluj. Amici conosciuto, sono vecchi amici dell'Azione Cattolica di Cluj, e tra l'altro quella ragazza che hai visto in foto si occupa del FIAC, Federazione Internazionale dell'Azione Cattolica, e mette in rapporto tanti popoli. I fagioli nel pane, vuoi sapere? Nel panettone più che. Nel panettone. Fagioli nel panetto, non erano solo fagioli, c'erano fagioli, cipolla, carne, in questo pane abbrustolito, scavato, messo a forno a parte prima di metterci questa zuppa, il pane diventa il vaso per questa zuppa. Vi assicuro una cosa meravigliosa, naturalmente era come mangiare per 3 giorni. In un'altra foto ti abbiamo visto calpestare con aria di profonda soddisfazione, ecco, i prati di Ceausescu. Esatto. A Napoli, siamo sempre a Cluj? Sempre a Cluj, sì, siamo dove c'è lo stadio dove la Roma ha perso. Quella è proprio l'ebbe. Il problema è che ho perso pure in casa. Però che significa quel gesto? Sì, questo lo spiegarono proprio questi amici di Cluj. C'era uno che era particolarmente contrario al regime, a questo sistema totalitario. Il simbolo forte, può sembrare strano, che è simbolo normale di civiltà, chi calpestava anche per sbaglio la l'erbetta poteva essere arrestato. Questa era l'erbetta, non la calpesta, si calpestano le viole, no? Però come cadde il regime di Ceausescu, uno dei segni di libertà fu di andare a campeggiare fondamentalmente sull'erbetta, il simbolo della caduta del regime. Il prossimo viaggio l'ho già svelato. Sì. Vabbè, quella è una battuta. Ti porterà verso nord, hai già aperto le selezioni su Facebook per i ipotetici compagni di viaggio. Sì. Se ne andrai in Norvegia, insomma, spiegaci un po' questo itinerario probabile. Allora, questa è un'ipotesi di viaggio, anche se ne sto maturando altre, ma viaggio in moto. Questo è il Nord Cup, è proprio una delle mete del touring, no, moto touring, cioè proprio per dire ho fatto tutto. E come vedete ci sono due strade volendo, una potrebbe essere fatta all'andata, l'altra potrebbe essere fatta al ritorno, e una dalla Danimarca, l'altra dalla Finlandia, è la punta più estrema dell'Europa al nord, quindi tutti i motociclisti che viaggiano vogliono fare questa foto lì dove c'è questo planisfero che indica che è arrivato lì. Però a me interessa molto visitare magari i paesi che ho per strada, no? Cioè non solo poter toccare. Chiuderei, io ringrazio Tommaso Scicchitano e spero di vederlo e di leggerti ancora su altre strade. Ringrazio Utravezza, Andrea e tutti gli altri per questo importante spazio di confronto e condivisione di esperienze che appunti di viaggio.
E leggo gli ultimi due appuntamenti, siamo a metà della rassegna, appunti di viaggio, si prosegue mercoledì 21 ottobre alle 18.30, semi-autonomi alla ricerca di antiche sementi locali a cura di Crocevia Calabria. Mercoledì 28 ottobre, sempre alle 18.30, dall'altra parte del Mediterraneo, nelle missioni in Kenya, con Luana ed Emanuela del Moci Cosenza in compagnia di Mattia Gallo. Una buona serata. Grazie.